Bene, dopo aver esaminato il concetto di limite, come si procede al calcolo dei limiti in condizioni tutto sommato semplici, cioè quando abbiamo a che fare con le funzioni continue, vediamo adesso come ci si comporta quando uno o più delle funzioni coinvolte nelle operazioni per il calcolo del limite è una funzione divergente. Quindi andiamo a esaminare quella che si chiama l'algebra dell'infinita, cioè come si compongono infiniti diversi. Ok? Facciamo un esempio molto semplice. Cominciamo con un limite banale. Cominciamo a considerare il limite per x che tende a infinito. Vi ricordo che questa espressione, questo x freccetta infinito, significa come si comporta quello che andiamo a esaminare quando x diventa molto molto grande. Ok? Perdonate la banalità, ma se la nostra funzione è identica a x, vi ricordo il grafico di y uguale a x, la bisettrice del primo e terzo quadrante, fatemela disegnare in rosso, se riesco, ecco, qui poi continua e qui anche. Quindi è chiaro che è banale dire che questa funzione, se x diverge, diverge, okay? Perché la funzione è identica a x, quindi se x diventa molto grande, x fa lo stesso, per ovvi motivi. Ok? Fin qua non ci sono dubbi, immagino, giusto? Non solo, ma in realtà qui potremmo anche specificare il segno, se x tende a più infinito, questo è più infinito, se tende a meno infinito, è meno infinito, perché se diverge verso destra, il segno della y è identico a quello della x, quindi rispetta i segni della x stessa. Nessun problema. Attenzione, complichiamo leggermente le cose. Ok? Cosa succede se anziché avere x, sempre per x che tende a infinito, ho due volte x? Andiamo a rivedere il grafico. Fatemelo fare in piccolo qui sotto. Vediamo se ci riesco a farcelo stare. In questo caso avremo una retta più inclinata, dove la pendenza è maggiore. Ok? Qui invece di avere 1, qui abbiamo 2. In questo caso cosa succede? Detto terra terra, potremmo anche ragionare in questo modo, d'accordo? Abbiamo già visto che se ho una funzione che ha un determinato limite, un multiplo, cioè fatemelo scrivere qua sotto, abbiamo già visto che il limite per x che tende a x con 0 di k volte f di x vale k volte il limite per x che tende a x con 0 di f di x. Cioè l'operazione di limite è un'operazione lineare. K volte la funzione converge a K volte il limite della funzione stessa, anche se è infinito. Quindi qui dovrei scrivere 2 per infinito, pensando a quello che abbiamo visto prima. Okay? È chiaro che se x diventa un numero enormemente grande, il doppio di un numero grande sarà ancora un numero grande, quindi 2 volte infinito è ancora infinito. Ok? D'accordo? Anche in questo caso, attenzione, se moltiplico per un numero una funzione che diverge, okay, se quel numero è positivo, il segno dell'infinito rimane. Mi spiego meglio. Il limite per x, siamo più specifici stavolta, per x che tende a più infinito di 2 volte x sarà 2 volte più infinito e quindi rimane più infinito perché moltiplico per un numero positivo. Se viceversa moltiplicassi per meno 2x, sempre più infinito ma meno 2x, questo rimane meno 2 per più infinito. Questi due segni, usando le solite regole dell'algebra e della moltiplicazione dei segni, diventa
meno infinita, anche perché, fatemelo vedere dal punto di vista grafico, la funzione meno 2x ha una pendenza negativa, cioè è fatta in questo modo. Quindi se x diventa molto grande, scusatemi, cresce verso destra, y diventa molto grande ma in senso negativo. Quindi il segno del numero per cui moltiplico l'infinito può avere effetto, anzi ha effetto, sul segno dell'infinito stesso. Viceversa, se x tende a meno infinito, meno 2 per meno infinito fa più infinito. Cioè devo rispettare la regola dei segni, fatemelo scrivere qua sotto. Quindi per x che tende a meno infinito di meno 2 per x, sarebbe meno 2 per meno infinito, quindi fa più infinito. Ditemi se devo ripetere qualcosa o se è tutto chiaro. Ok? Quindi in generale, se ho il limite per x che tende a infinito di f di x, se la funzione diverge, qui fate bene attenzione, qui non importa che sia infinito o meno, può esserci anche con zero, l'importante è il comportamento della funzione. Allora, il limite per x che tende allo stesso punto di f di x per un numero k è uguale ancora a infinito. Solo che il segno dipenderà dal valore di k. Ok? Quindi in generale potremmo costruirci una tabella. Immaginate che di avere, ecco qui, il valore di k, qui il valore del limite della funzione, e qui in questa colonna il limite per il che tende infinito di k volte f di x. Allora se k è positivo, e la funzione diverge a più infinito, qui rimane più infinito. Se k è positivo e la funzione diverge a meno infinito, scusate se non ripeto lo stesso caso di prima, qui anche rimane meno infinito, cioè se k è positivo la funzione del limite non viene alterata, il segno del limite. Se invece k è negativo, allora la funzione diverge a più infinito, qui cambio il segno, perché moltiplico il più infinito per un numero negativo. Forse, è preferibile scrivere così, scusate un secondo che cambio. Usiamo la commutazione dei segni, se qui ho più e qui ho più, anche qui ho meno, ecco, forse così è più chiaro. Ok? Quindi, se ho una morale della favola, se ho una funzione che diverge a infinito, okay, ogni suo multiplo diverge con un segno che dipende sia dal segno della funzione che dal segno del multiplo. Attenzione, nota bene che devo metterlo in testa, k deve essere diverso da 0. Cioè K deve avere un segno, se no il discorso cade. Tra un attimo vediamo il perché. Ok? Quindi, se ripeto, ho una funzione che diverge, ogni multiplo di quella funzione, cioè se prendo quella funzione e la moltiplico per un numero, quindi ho k volte f di x, anche k volte f di x diverge. Questo era il succo del messaggio. Ok? In che modo diverge? Beh, dipende dal segno del numero k. Se k è positivo, k volte f di x diverge nello stesso modo, cioè con lo stesso segno. La funzione divergeva più infinito, così fa anche k f di x in entrambi i casi. Se invece il multiplo è negativo, il segno viene invertito, come è ragionevole che sia. Ok?
Ancora un'altra cosa, sempre basandoci su quanto abbiamo appena visto, sull'esempio banale, se volete, che abbiamo appena visto, cioè il limite per x che tende a infinito di x vale infinito. Che succede se invece che avere x ho una sua potenza? Abbiamo visto i multipli, immaginate di avere le potenze. Immagino di avere, anziché scusate, una funzione che vale x, ho x alla seconda, cioè una parabola, la più semplice parabola che potete immaginare. Fatemi fare il grafico. Questa parabola grosso modo è fatta così. E qui continua. È chiaro che se la funzione diverge, quindi se x è un numero enormemente grande, il suo quadrato sarà un numero ancora più grande. Quindi se x va a infinito, x alla seconda non può che divergere. Qui però possiamo dire qualcosa di più di prima, perché se osservate abbiamo una potenza pari. O graficamente, sia che io mi muova verso destra o verso sinistra sul piano cartesiano, la funzione cresce sempre col segno positivo. Ok, quindi sia che io vada più infinito o meno infinito, la funzione assume sempre un segno più, grazie al fatto che l'esponente è pari. Quindi qui posso mettere direttamente un più, senza specificare il segno della x. Perché? Perché è lo stesso. Mentre qui non potevo farlo, ecco, torniamo qui, qui non posso mettere il segno più e il segno meno, perché il segno più o meno qui dipende da come diverge x. Qui ho più infinito se x diverge a più infinito, o meno infinito se x va a meno infinito. Cioè nei due estremi del dominio, se preferite, eccolo qua, il segno è diverso. A più infinito diverge a più infinito, a meno infinito diverge a meno infinito. Quindi qui non posso specificare il segno, a meno che non distingua a cosa tende la x. Nel caso invece che sia più infinito che meno infinito il comportamento sia lo stesso, qui posso, anzi meglio, devo mettere il segno. Perché questa informazione ce l'ho. Ok? Che succederebbe se avessi x alla terza? Vale lo stesso ragionamento, se x è un numero enormemente grande, il suo cubo sarà un numero ancora più grande. Quindi anche questa funzione diverge. Però qui ho un esponente dispari. Quindi il segno di x alla terza è lo stesso segno della x. Quindi qui non posso specificare il segno a meno che non distingua se x tende a più o a meno infinito. Vi anticipo la forma del grafico di x alla terza, la vedremo a suo tempo. In dettaglio, x alla terza ha un grafico di questo tipo. Quindi a più infinito diverge a più infinito, a meno infinito diverge a meno infinito. Ok? Quindi qui davanti non posso mettere il segno a meno che non specifichi a cosa tende x. Mi spiego meglio. Volendo distinguere il segno degli infiniti, diremo che il limite per x che tende a più infinito di x alla terza è più infinito, mentre il limite per x che tende a meno infinito di x alla terza è ancora meno infinito. Ok? Tutto chiaro? E così per tutte le potenze della x. Con lo stesso distinguo, se ho una potenza pari, quella potenza diverge a più infinito comunque, sia più che meno infinito. Se una potenza di esponente dispari, il risultato ha lo stesso segno della x. E quindi devo distinguere i due segni. Ok? Che succede invece se ho una potenza frazionaria? Che succede se ho il limite per x che tende a infinito di radice di x?
Poi intanto per prima cosa bisogna stare attenti a dove è calcolabile la funzione. Mentre l'x alla seconda era calcolabile dappertutto, qui è calcolabile solo se x diventa molto grande, sì, ma positivo. Quindi qui devo mettere un più. Perché? Perché il dominio di questa funzione è x maggiore o uguale a 0. Non posso far tendere qui x a meno infinito, perché non posso più calcolare la funzione. Ok? E che tipo di grafico ottengo? Beh, questa è analogo a quello che avrei se fosse una parabola, ma con gli assi invertiti. Quindi qui ho un andamento di questo tipo. In questo caso, a più infinito, la funzione diverge comunque a più infinito. Cresce meno rapidamente dell'altra, ma cresce comunque. Ok, la radice di un numero molto grande è anch'esso un numero molto grande positivo. D'accordo? Lo stesso vale quindi per le potenze, dove calcolabili, anche con esponente non intero. Quindi per tutte le radici, per capirci, basta che siano calcolabili ovviamente. Ok? La radice cubica non avrebbe questo problema, si comporta come una potenza dispari. Immaginate di fare questo calcolo. La radice cubica ha un grafico di questo tipo, è lo stesso del cubo con le x e le y invertite. Quindi rispetto allo stesso segno. Della x. Quindi a più infinito diverge a più infinito, a meno infinito diverge a meno infinito. Le radici che sono hanno un indice di radice pari, ok, le calcolo solo a più infinito. Quelle con indice di radice dispari posso calcolarle sia a destra che a sinistra, cioè sia a più infinito che a meno infinito. Nessun problema. Ok? Tutto chiaro? Allora, facciamo ancora una piccola considerazione. Ritorniamo sempre al punto di partenza. In infinito la x diverge. Che succede se a x aggiungo una costante? X che ne so più 3. X più 3 ha un grafico che è una retta dove anziché la retta passare per lo 0 passa per 0, 3. Io ho il 3, la retta è fatta così. Quindi se x diventa un numero enormemente grande, che io aggiunga o anche tolga 3, non cambia un granché. Quindi se x va a infinito, x più 3 non potrà che essere infinito stesso. La stessa cosa se lo tolgo. Se x ho qui, ho meno 3, fatemela disegnare questa volta in verde, qui ovviamente non cambia nulla. Che io aggiunga 3 o tolga 3, il limite è sempre lo stesso. Ok? E questo vale in generale. Se ho il limite che x tende a infinito o anche x con 0 di f di x che è infinito, cioè se ho una funzione che diverge, posso aggiungere o togliere a questa funzione qualsiasi costante, quindi il limite per x che tende a infinito di f di x più k ha lo stesso comportamento di f di x, qualunque sia k, con qualsiasi segno. Ok? Prima abbiamo visto cosa succede se moltiplico la funzione per una costante. Qui vediamo cosa succede se aggiungo o tolgo una costante. D'accordo? In realtà non è neanche necessario che sia una costante. Nota bene, se abbiamo due funzioni,
immaginate, il limite per x che tende a infinito di f di x che diverge e il limite per x che tende a infinito di g di x che vale L, numero reale finito, qualsiasi, allora la funzione somma, limite per x che tende a infinito di f di x più g di x vale comunque infinito. Questa parte diverge, questa parte converge, ma una divergenza più un numero finito fa comunque un infinito. Ok? Tutto chiaro? Tutto bene fin qui? Vediamo dove cominciano le cose non ovvie. Okay. Che succede se ho una funzione di questo tipo? Ho il nostro x alla seconda. Ho meno x. E supponiamo, fatemi essere ancora più chiaro, che x tenda, per essere precisi coi segni, a più infinito. Allora, qui ho due parti, però non sono in queste condizioni, quelle di prima, perché una delle due, una parte diverge, ma l'altra no. Qui invece queste divergono tutte e due. La prima, x alla seconda, diverge a più infinito, la seconda diverge, ma a meno infinito, per quello che abbiamo visto prima. Perché meno per più fa meno. Questa è una forma indeterminata del tipo proprio più infinito, meno infinito. Perché è indeterminata? Perché infinito non è un numero. Se fosse, che ne so, più 3 meno 3 farebbe 0. Ma abbiamo visto, fatemi solo tornare indietro un secondo, ecco. Questo comportamento è uno dei motivi che ci permette di dire che infinito non è un numero, perché se fosse un numero, aggiungere a questo numero un altro numero darebbe un risultato diverso dal numero di partenza. Infinito più 7 fa infinito. Nessun numero più 7 fa il numero stesso. Quindi infinito non si comporta e quindi non è un numero. D'accordo? Quindi non posso dire che più infinito meno infinito fa 0, perché i due infiniti possono essere molto diversi l'uno dall'altro. Ok? Come ci comportiamo? Come ne veniamo fuori? Detto in altri termini, come risolvo o rimuovo ancora meglio questa forma indeterminata? Beh, uso, in termini forse non è tanto felice, un trucco algebrico. Okay. Possiamo riscrivere la nostra funzione in questo modo. Immaginate confrontiamo le due parti, i nostri due personaggi. Uno è una potenza di grado 2, l'altro è una potenza di grado 1. Ok? Usiamo per adesso l'intuizione. Se x diventa molto grande, quale di questi due numeri sarà più grande? X alla seconda. Quindi ragionevolmente questo infinito vince su questo. Perché questo in realtà è più grande di questo. So che sembra un assurdo, ma sono infiniti. Però l'infinito è una quantità subdola, perché non è un numero. Cioè questa parte, detta in termini un pochino più precisi, cresce più rapidamente di questa. Per cui il più infinito si mangia il meno, quindi il risultato sarà più. Ma vediamo di arrivarci più quantitativamente. Per rimuovere la forma indeterminata, cosa faccio? Fattorizzo, cioè raccolgo a fattore, la potenza più alta. Quindi scrivo questa grandezza come x, scusate,
x alla seconda per, qui cosa metto? X alla seconda diviso x alla seconda fa 1, ok? Poi meno, qui devo mettere x diviso x alla seconda, cioè 1 fratto x. Devo fare in modo che moltiplicando queste due parentesi ottengo quello di partenza, giusto? Ditemi se è chiaro per tutti, questo è importante. Adesso osserviamo che cosa succede. Beh, qui abbiamo x alla seconda che si comporta come prima, quindi questo diverge a più infinito. Questa è una costante, rimane sempre 1, non gli importa niente della x, mentre 1 su x va a 0. Quindi la parte tra parentesi converge a 1. Quindi il nostro limite come si comporta? È una parte che tende a 1 per infinito, quindi questo diverge a più infinito. Col segno più, perché questo tende a più 1. Ok? Perché è quella che determina, è la parte che cresce più rapidamente. Ok? E quindi l'altra, la parte che cresce meno rapidamente, rispetto a questa, diventa infinitesima. Cioè formalizzo algebricamente il fatto che, torniamo indietro, questa pa parte cresce più rapidamente di questa. Cioè io avrei raggruppato una sola x, non x alla seconda. Però in questo modo, sì, normalmente faremo così. Cioè, quando in algebra abbiamo studiato le fattorizzazioni, si raccoglieva il massimo comune divisore, cioè la parte comune. Okay? Qui invece abbiamo bisogno di mettere in risalto la parte che cresce di più rispetto a quella che, crescendo di meno, alla lunga, cioè per x che diventa molto grande, diventa infinitesima. Cioè diventa trascurabile. Ok? Questo si può generalizzare. Se ho un polinomio di grado n in x, facciamo un esempio terzo, quarto, quinto grado, la caratteristica del polinomio è dominata, è determinata dal suo monomio di grado più alto. Tutti i monomi di grado più basso, quindi se ho un polinomio di quarto grado, avrò il termine di quarto grado, di terzo, di secondo, di primo e di grado nullo. Il comportamento dell'intero polinomio è determinato da quello di grado più alto, perché gli altri, tutti i monomi di grado più basso, asintoticamente si dice, quando x diventa molto grande, diventano trascurabili rispetto a quello di quarto grado. Cioè fanno la fine dell'1 su x, vanno a 0. Ok? Quindi, se ho una funzione divergente, come un polinomio, le caratteristiche, il comportamento all'infinito della funzione è determinato dal suo monomio di grado più alto. Attenzione, attenzione, bisogna anche tener conto dei coefficienti. Qui non li ho messi, ma in realtà ci sono, cioè possono esserci. Mi spiego meglio. Quindi abbiamo deciso che, abbiamo concluso che il limite, scusate, per x che tende a più infinito di x alla seconda meno x è più infinito. Che sarebbe successo se avessimo avuto il limite per x che tende sempre a più infinito, ma di meno 2x alla seconda, che ne so, più x? Anzi, meno x, scusate. In questo caso più. Quello che domina è comunque il monomio di grado più alto, ma stavolta un coefficiente negativo. Quindi qui avrei avuto un meno 2 per più infinito, cioè, ricordate che l'abbiamo visto prima, meno infinito. Perché l'x alla seconda, che diverge a più infinito, viene moltiplicato per un segno meno, quindi questo numero è sì molto grande, ma col segno meno. Ok?
E che ce ne facciamo del termine x? Lo trascuriamo perché comunque quando x diverge questo diventa infinitesimo rispetto a questo. Cioè non ne altera il segno. Ok? Attenzione, qui avendo una potenza di grado pari, quella dominante di grado pari, il comportamento della funzione per x tende a più infinito o a meno infinito è lo stesso. Cioè avrei avuto lo stesso risultato se x tendeva a meno infinito. Perché comunque la potenza pari cambia questo meno in più, per cui meno 2 per più infinito fa meno infinito. Diversamente invece nel caso di potenze dispari. Se ho il limite per x che tende a più infinito, che ne so, di 2x alla terza più x alla seconda, qui la potenza dominante è x alla terza, quindi questa va, x alla terza è lo stesso segno di x, quindi se va a più infinito, va a più infinito. Se il limite fosse a meno infinito, infinito. Perché la potenza dominante è, cioè, è un polinomio di grado dispari. A e B, è chiaro che se anziché esserci meno 2 ci fosse meno 2, questi segni si invertono. Se avessi attenzione al grado, cioè al segno dei coefficienti. Cioè se avessimo il limite per x che tende a più infinito di meno 2x alla terza x alla seconda, questo va a meno infinito. Perché x alla terza divergerebbe a più infinito, moltiplicato per un numero negativo, più per meno fa meno. Diversamente, se x tendesse a meno infinito, meno 2x alla terza più x alla seconda fa meno per meno più infinito. Ok? Quindi in generale, se ho un polinomio di grado n, limite per x, che tende a infinito di ax alla n più bx alla n meno 1, eccetera, eccetera, tutte queste sono potenze più piccole, quindi queste sono infinitesimi, questo è il monomio dominante, perché è quello di grado più alto, la funzione diverge, ma con un segno che dipende dal grado del polinomio, se il grado è pari o dispari, e dal segno del coefficiente che lo moltiplica a. Ok? Quindi facciamo un esempio. Devo trovare il limite per x che tende a infinito di 4x alla settima più 6x alla sesta più eccetera, tutte potenze più piccole. Questo limite abbiamo una potenza di ordine dispari, di grado dispari. Il coefficiente è pari, è positivo, scusate. Quindi questo monomio diverge a infinito con lo stesso segno della x. Fatemelo scrivere un poco meglio, un po' più di spazio. Se qui ho un segno più, questo diverge a più infinito. Se x diverge a un segno meno, qui ho meno infinito.
Viceversa, se avessi limite per x che tende a infinito di meno 4x alla settima più 6x alla sesta più eccetera eccetera, questo polinomio diverge sì a infinito, ma quando x diverge a più infinito, questo diverge a meno infinito perché il coefficiente è negativo. Se invece x diverge a meno infinito, questo diverge a più infinito, perché meno per meno fa più. I segni sono invertiti. Come siamo a quei tempi? Perfetto. Ci sono domande? È tutto chiaro? Molto bene. Se riusciamo, vediamo ancora questo. Che succede se, torniamo un attimo indietro e chiariamo un punto che avevamo sorvolato. Che succede se, abbiamo visto cosa succede moltiplicando una costante per l'infinito, se non la trovo più. Eccola qua. Qui abbiamo specificato che k non sia 0. Che succede invece se k è 0? Cioè cosa fa 0 per infinito? Ho un'altra forma indeterminata. Zero per infinito è una forma indeterminata. Cioè ho una funzione infinitesima moltiplicata per una che diverge. Quale delle due vince? Cioè va a zero più rapidamente questa o diverge più rapidamente questa? Facciamo un esempio. Consideriamo il limite per x che tende a infinito di, che ne so, x alla seconda per 1 su x. Questa parte diverge, questa parte va a 0. Qui cosa faccio? Faccio prima, scusate, ecco, faccio prima il prodotto e dopo mi esamino cosa fa il risultato di questo prodotto, cioè prima di fare il limite, no? Se x diverge, x alla seconda per 1 su x fa x. Quindi qui abbiamo che questo diverge. Quindi, detto in parole un pochino più complicate, questa parte, la parte che diverge, diverge più rapidamente di quanto questa non converga a zero. Però dipende dalle funzioni. Immaginate di avere questa. Attenzione, limite per x che tende a infinito, qui ho x alla seconda e qui ho 1 su x alla seconda, questa diverge, questa parte va a 0, ho un'altra forma indeterminata del tipo 0 per infinito, ma qui se faccio il prodotto ho una costante, x alla seconda fratto x alla seconda fa 1. In questo caso 0 per infinito fa un numero che è 1. Se qui avessi avuto, che ne so, 2 al posto di 1 avrebbe fatto 2 e così via. Cioè dipende da come sono fatte le funzioni. Prego? Significa che a priori non posso dire quanto fa 0 per infinito, dipende da come, da quanto rapidamente diverge o da quanto rapidamente è infinitesima la funzione. Detto in termini tecnici, si dice dipende dall'ordine di infinito o dall'ordine di infinitesimo. Quindi, ultimo caso che vediamo, vediamo il limite per x che tende a infinito di x alla seconda per 1 su x alla terza,
questa parte diverge, questa parte va a 0, se facciamo il prodotto, qui abbiamo x alla seconda su x alla terza, che fa 1 su x, questo faccio. Quindi questa forma indeterminata, 0 per infinito, può fare infinito, può fare un numero k qualsiasi, può fare 0. Dipende da come sono fatte le funzioni coinvolte. Ok? Si può risolvere la forma indeterminata, cioè si può rimuovere l'indeterminazione andando a esaminare in dettaglio il tipo, il comportamento delle due funzioni e manipolando algebricamente, in questo caso con una banale semplificazione, eliminare l'indeterminazione. Ok? Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui.